Funziona. Allora, una domanda sola: è partita dalla rete, da vari blogger che prima non si occupavano prettamente di temi del lavoro, questa iniziativa che si chiama La Rete con la FIOM, perché riteniamo che il tema del lavoro debba toccare tutti e non solo i metalmeccanici come sono gli appartenenti alla FIOM. Cosa ci dici tu in proposito dell'informazione web, quanto può supportare queste iniziative? Credo che sia importante qualsiasi informazione che dà risalto ai problemi che oggi i lavoratori hanno, e del resto la nostra manifestazione del 16 di ottobre vuole proprio mettere al centro non solo il lavoro dei metalmeccanici, ma il lavoro in questo paese, e quindi chiede che sia superata la precarietà, che siano difesi i diritti, che ci sia un nuovo modello di sviluppo e che per questo si difendano i contratti e si estenda la democrazia. Mi pare che questi siano giustamente temi che debbono unire tutte le persone, i giovani, i precari, gli studenti, i lavoratori, per vedere di cambiare anche la situazione che ha determinato questa crisi e che rischia di far pagare solo una parte del paese. Quindi l'invito a partecipare è esteso a tutti, al di là dell'idea politica, al di là dell'occupazione che uno svolge nella vita. L'invito a partecipare a tutti con un discrimine, che è quello della democrazia e della non violenza. Per noi l'elemento di fondo è difendere la democrazia, praticarla, avere il diritto di dire di non essere d'accordo, ma difendere questo diritto a tutti. Quindi per noi è giusto che in piazza partecipano tutti quelli che condividono la nostra piattaforma, ma che assumano anche la democrazia e la non violenza come pratica concreta del loro agire. Ti ringrazio, ciao.